Ciao ragazzi, video notturno, voi lo guarderete in mattinata ovviamente nel match day di Juventus Paris Saint-Germain. Attendiamo i convocati, però ieri alla conferenza stampa di vigilia Max Allegri, spalleggiato da Juan Cuadrado, mi sembra che sia stato piuttosto chiaro, ovvero nessun recupero. Mentre per l'Inter ci sono ottime chance che vengano recuperati Gleison Bremer e Angel Di Maria, con il focus puntato anche su Dusan Vlahovic, perché il tecnico livornese confida di recuperare anche l'ex attaccante della Fiorentina. Scontato che ci sarà il derby d'Italia? No, però diciamo che qualche indicazione positiva c'è, mentre su Bremer e Di Maria, come detto, ci sono segnali ancora più incoraggianti. Oggi è in disponibilità, considerando la squalifica di Danilo, sono 11, possiamo considerarle 12 se teniamo conto del fatto che Caio Giorgi sia un lungo degente, però io nel mio conteggio non lo considero perché Caio Giorgi è fuori dalla lista Champions e quindi è un numero incredibile, è un'intera squadra di livello, ma che deve fare anche riflettere, perché ieri Allegri in conferenza ha detto magari qualche errore in chiave infortuni lo avremmo effettuato, però dobbiamo considerare, ha detto Allegri, che siamo partiti in campionato senza tre lungodegenti, quindi gli altri sostanzialmente vengono spremuti perché devono giocare con maggiore frequenza. Ci sono 21 partite complessive dalla prima di campionato a Ferragosto all'ultima pre-sosta mondiale. Insomma, questa è stata la tattica comunicativa, la strategia comunicativa intrapresa da Allegri. Ognuno ha la sua opinione. Io continuo a pensare che qua si stia parlando di una situazione grottesca, surreale, ma grave, che va risolta alla radice. Non so come, onestamente, perché la Juve ha provato a responsabilizzare anche il professor Andreini, arrivato in estate con la qualifica di Head of Performance, però mi sembra che al momento le cose non siano cambiate. Anzi, mi sembra che sia piuttosto peggiorato il quadro. Ora non voglio andare contro la professionalità delle persone, perché tutti mi dicono che i professionisti che ci sono attualmente alla Juventus siano di livello assoluto, però è oggettivo anche constatare come le cose non stiano funzionando e quindi non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, bisogna affrontare i problemi. Sottovalutare o minimizzare i problemi credo che sia l'atteggiamento perfetto per fare in modo che non vengano mai risolti. Quindi bisogna prendere di petto determinate decisioni e soprattutto bisogna analizzare in maniera certosina, l'intero quadro. E nella prima parte di stagione la situazione infortuni per la Juventus è stata semplicemente disastrosa. Punto. Credo che non ci sia da dire alcunché. Ieri hanno parlato anche Galtier e Sergio Ramos, quest'ultimo una personalità incredibile da vendere, ma d'altra parte chi tifa Juventus lo conosce perfettamente per i tanti duelli in Champions League contro il Real Madrid. Quello che lascia più delusi resta sicuramente Cardiff 2017, però nulla da dire, può essere antipatico, può essere anche non apprezzato per certi comportamenti, ma sul fatto che Sergio Ramos sia stato uno dei difensori più forti della storia moderna del calcio, credo che rappresenti la più pura ovvietà da dire. Giocatore importantissimo, che nella passata stagione mi sembra che si sia goduto più la pensione dorata al Paris, mentre in questa sta giocando, complice l'arrivo di Galtier, che subito ha voluto metterlo al centro della difesa, come è normale che fosse, considerando le qualità di questo grande campione, la sua esperienza. Poi, ovvio, tutto ruota attorno allo status fisico e Sergio Ramos sta salendo di tono. Il Paris questa sera a Torino punterà a ottenere il primato nel gruppo H, mentre la Juve si deve conquistare l'Europa League. Poi diciamo che si è conquistato il playoff sostanzialmente Europa League, perché come ben sapete nella passata stagione, se non erro, è cambiata la formula, quindi sostanzialmente chi arriva terzo nel girone di Champions affronta una seconda il girone di Europa League, una sorta di playoff andata e ritorno che va a sostituire i vecchi sedicesimi. Quindi là poi sarebbe vitale avere la meglio tra andata e ritorno per entrare in Europa League, che ieri Allegri ha definito comunque Europa è sempre Europa, una competizione importante. Credo che questo sia il giusto atteggiamento in vista della partita di questa sera, perché la Juventus, ovvio, è padrona del suo destino in chiave Europa League, ma dobbiamo anche considerare tantissime defezioni che portano il Paris a essere infinitamente
superiore ai bianconeri e quindi bisogna auspicare di ottenere un risultato migliore rispetto a quello che poi emergerà dalla sfida tra Maccabi Haifa e Benfica. Altra partita da sottovalutare perché il Benfica comunque confiderà nell'alleato Juventus per fare in modo che a sua volta possa centrare la missione primato nel gruppo. Sarà molto difficile perché onestamente ragazzi credo che il finale sia abbastanza scritto. Qual è la formazione che ha provato ieri Max Allegri? Si può inventare ben poco, però ieri è stato testato un 3-5-1-1. Quindi in porta Szczęsny, in difesa Gatti, Bonucci, Alessandro, tutta a destra Cuadrado, tutta a sinistra Kostic, a centrocampo in cabina di regia Locatelli, alla sua destra Fagioli, alla sua sinistra Rabiot e Miretti alle spalle di Milik. Quindi Miretti e Fagioli, stando alle mie ricostruzioni, alle vecchie care fonti, entrambi dovrebbero partire titolari. D'altra parte Fagioli credo che se lo meriti, considerando come a Lecce l'abbia risolta con una pennellata d'autore. Anche Miretti, che è sempre un giocatore solido, classe 2003, questo non dobbiamo mai sottovalutarlo, penso che oggi possa avere la giusta chance. Tra l'altro l'aveva già avuta in casa del Paris, ed è giusto alimentare questo percorso di crescita, perché vi dico quello che vi ho detto post successo su Lecce, cioè questa stagione estremamente complicata, difficile, a momento fallimentare e tutto quello che vogliamo, deve lasciare comunque qualcosa di costruttivo. La valorizzazione dei giovani è fondamentale per fare in modo che nella prossima annata calcistica la Juventus non li debba più consigliare giovani, bensì calciatori pronti. D'altra parte, stiamo parlando già di calciatori pronti, e alle volte bisogna avere anche un pizzico di coraggio in più per lanciarli in pianta stabile, soprattutto se parliamo di una squadra che è stata eliminata a ottobre dalla Champions, che è distante e non poco dalla vetta in campionato, e che quindi deve provare a sforzarsi a intravedere il bicchiere mezzo pieno, passando esclusivamente e unicamente dalla sostenibilità e quindi dalla valorizzazione del patrimonio tecnico che passa dalla linea verde, da Miretti, da Ealing Junior, infortunato, ma che comunque nel 2023 dovrà confermare le belle performance che ha proposto. Fagioli stesso, la Juve ne ha di giovani, Sulè, talentuosi, chi più chi meno. Non sto assolutamente dicendo che siano tutti, ma tutti pronti per già ben figurare tra le fila della vecchia signora. Sto dicendo che quando le cose non vanno bene, comunque essere un po' coraggiosi deve rappresentare la base del discorso. Quindi vedremo se Allegri confermerà questa formazione che, vi ripeto, Szczęsny in porta, in difesa Gatti, Bonucci, Alessandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic e Miretti alle spalle di Milik. In panchina c'è pochissimo, perché credo che una rotazione là davanti se la terrà con l'ex Moise Kean, che dovrebbe partire dalla panchina. E poi chi c'è? I due portieri, Perin e Pinsoglio, un difensore, Rugani, penso che vedremo Barrenechea e Barbieri in panchina, e per il resto mi sembra che davvero non ci si possa inventare niente di niente. Vi do appuntamento al triplice fischio per analizzare quello che sarà accaduto tra Juventus e Paris Saint-Germain, e per capire concretamente se la Juventus andrà a questa sorta di playoff Europa League o se invece sarà digiuno totale dall'Europa.